Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e professore al London School of Economics. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Poi naturalmente con lei toccheremo un altro argomento altrettanto interessante, come dice il Fatto Quotidiano, Scozia, le elezioni più importanti della storia, perché lo scopriremo insieme tra qualche istante, però prima le volevo chiedere appunto un parere su questo dato che abbiamo visto, poi ci sono stati anche alcuni cambiamenti per quanto concerne il DL Sostegni e sentiamo anche le sue previsioni tra l'altro. C'è stato questo dato, iniziamo dal dato di oggi. Il dato di oggi sulle vendite al dettaglio è stato un po' deludente perché abbiamo visto un grande balzo il mese precedente e questo mese è stato, il mese di marzo è stato sostanzialmente stabile. Questo cosa significa? Significa che probabilmente la spinta nell'apertura del secondo trimestre non sarà così forte come atteso in precedenza. Questo vuol dire che probabilmente anche il secondo trimestre non sarà così vivace. Io mi aspetto una forte ripresa in termini di variazione trimestre su trimestre, ma siamo lontanissimi dal forte rimbalzo che abbiamo visto ad esempio nel terzo trimestre dell'anno scorso. Questo è un po' preoccupante perché sarebbe importante recuperare in pieno i livelli pre-crisi, mentre sarà molto difficile nel breve periodo. C'è speranza nel terzo trimestre. Il terzo trimestre vedrà probabilmente l'apertura totale, diciamo, di tutte le attività economiche, compresi ristoranti, fiere, vacanze, eccetera. Quindi il terzo trimestre potrebbe mostrare un forte rimbalzo. Quindi c'è una grossa aspettativa su questo trimestre che potrebbe salvare l'anno intero. Devo dire che io ho leggermente rivisto le mie stime verso l'alto sulla base di un possibile rimbalzo un po' più forte nel secondo trimestre, ma soprattutto sulla base di un'aspettativa di un rimbalzo un po' più consistente nel terzo trimestre di quest'anno. Le prospettive di medio termine invece sono legate molto al piano di investimenti del governo, che sarà importantissimo e che darà stimolo all'economia nei prossimi anni, anche se devo dire che dipenderà moltissimo dalla qualità degli investimenti, perché da quello dipende l'effetto sull'offerta, dipende la possibilità di poter dare un aumento all'economia italiana in termini strutturali, quindi un aumento del potenziale di crescita. Questa è la variabile chiave nel medio-lungo periodo anche per la sostenibilità del debito pubblico. Ecco, invece a livello di debito pubblico, soprattutto considerando il fatto che il settore dei servizi è ripartito, però non, come dire, non in full motion, ovvero non pienamente, perché ci sono tuttora delle restrizioni importanti, come per esempio locali aperti solo fuori, però entro le 22 c'è ancora il coprifuoco, il che naturalmente mette in difficoltà gran parte del settore. Sì, c'è una grande dicotomia in questo momento tra il manufatturiero, che è in effervescenza. Ricordo che il manufatturiero italiano è il secondo per importanza in Europa, nell'area dell'euro, dopo la Germania, e se noi guardiamo a indicatori come il PMI nel settore manufatturiero, quello italiano dopo la Germania è più vivace, è più sostenuto. Quindi sta andando molto bene l'industria, sta andando bene le costruzioni, stanno andando bene le esportazioni, però c'è l'economia interna che invece langue ancora. Infatti, se guardiamo di nuovo le vendite al dettaglio, non sono salite tantissimo, non c'è molta spinta. Vedremo adesso con l'apertura dell'economia se questo darà spazio ad un rimbalzo forte. Le possibilità ci sono perché il reddito disponibile si è contratto, ma i risparmi sono saliti moltissimo, quindi c'è molto risparmio in mano alle famiglie, probabilmente allocato male, cioè le famiglie con più alto reddito hanno più risparmio, quindi sono quelle che spendono di meno, però comunque c'è risparmio. Bisognerà capire se le famiglie saranno sufficientemente fiduciose, avranno una situazione finanziaria sufficientemente solida per potersi permettere di spendere. Molte famiglie purtroppo non se lo potranno permettere, soprattutto le famiglie dove sono state perdite di posti di lavoro, di occupazione, eccetera. Quindi questo è un po' il problema. Se vediamo indicatori leading del settore
e i servizi, ad esempio, che sono più esposti alla domanda interna, vediamo che l'Italia è in ritardo rispetto agli altri paesi, contrariamente al settore manifatturiero. Quindi si scontrano queste due forze: la parte domestica è legata ai servizi, ancora debole, e la parte manifatturiera legata alle esportazioni invece molto, molto dinamica, molto forte in questo momento. Senta, le volevo chiedere intanto un parere anche su possibile sorpresa da parte di Moody's. Per il momento attualmente il rating è a Baa3 con outlook stabile. Potrebbe esserci qualche sorpresa anche legata al fatto che la ripresa, come ha detto lei, sotto questo punto di vista in Italia è un po' più lenta, invece se prendiamo il settore manifatturiero, ma non solo in Italia, anche in Francia e Germania, stiamo vedendo una ripresa molto più significativa, tra l'altro soprattutto rispetto a gli Stati Uniti. Sì, no, non penso che ci siano grandi rischi in questo momento. Le agenzie di rating hanno preso un approccio hanno adottato un approccio di medio-lungo periodo, quindi soltanto se vedranno un peggioramento strutturale della crescita o delle finanze pubbliche nei prossimi trimestri, ma probabilmente anche anni, allora inizieranno a cambiare il rating dei paesi. E questo vale soprattutto in Europa. In altre aree, soprattutto negli emergenti, invece la situazione è diversa. Però in Europa devo dire che hanno adottato un atteggiamento molto cauto in questo momento e difficilmente adotteranno delle misure drastiche di cambiamento del rating nel breve periodo. È chiaro che anche in Italia il problema non è risolto, il debito è elevato, anzi sarà ancora molto più elevato. Bisognerà capire se questo grande piano di investimenti sarà in grado di innalzare il potenziale della crescita e quindi migliorare attraverso la crescita anche le finanze pubbliche. Ma ripeto, questa è una storia che si avrà in un futuro non vicinissimo. Quindi nel breve periodo non ci saranno grandi cambiamenti nei rating. Questo vale per l'Italia, ma vale anche per altri paesi europei. Allora, me ne approfitto del fatto che lei è proprio based a Londra, ovvero vive a Londra, quindi ieri sono state le elezioni sia per il sindaco di Londra e non solo. Come dicevo, ho visto un titolo estremamente interessante del Fatto Quotidiano: in Scozia le elezioni più importanti della storia, se vincono i nazionalisti si avvicina il referendum sull'indipendenza da Londra. Ora, come abbiamo parlato con lei proprio in pausa pubblicitaria, stavo guardando il sito della BBC, però non ci sono ancora, come dire, i risultati finali, ma sì, in questo momento SNP sembra che comunque avanzi, il che vuol dire che Nicola Sturgeon molto probabilmente vincerà le elezioni. Non si sa ancora con che tipo di margine, almeno io non ho questa informazione attualmente alle 16:42. Le volevo chiedere che scenari si stanno aprendo, perché Boris Johnson ultimamente è stato in difficoltà anche per altri motivi. Sì, questa è una grande domanda. Non ci sono ancora risultati, quindi non possiamo solo commentare su quelle che sono le possibili sviluppi futuri. Allora, il punto interrogativo è se lo Scottish National Party riuscirà a avere una maggioranza, non solo una maggioranza relativa, ma addirittura una maggioranza assoluta. Sicuramente avrà la maggioranza relativa e forse con questa maggioranza relativa riuscirà a avere anche la maggioranza dei seggi nel Parlamento scozzese. Però qui si parla della cosiddetta super majority, cioè una maggioranza più ampia, non solo una maggioranza di seggi nel Parlamento, che attraverso il sistema elettorale scozzese dovrebbe essere assicurata, o quantomeno ci sono delle probabilità che attraverso magari l'alleanza con due piccoli partiti che sono anche loro a favore dell'indipendenza, diciamo, possano avere una maggioranza di seggi. Ma l'importante sarebbe avere anche la maggioranza degli elettori. Se la maggioranza degli elettori si dovesse esprimere a favore dello Scottish National Party e di questi due partitini minori che sono a favore dell'indipendenza, sarebbe poi difficile per il Parlamento inglese ignorare la domanda di un nuovo referendum. Al momento tutte le dichiarazioni del leader Johnson lasciano pensare che, a fronte di una domanda di referendum, la risposta sarebbe no. Però se ci fosse una vittoria schiacciante, sarebbe difficile opporsi a questa richiesta. Sappiamo che il leader attuale inglese è in difficoltà enormi in questo senso, perché anche se ha recuperato buona parte dei consensi grazie a una gestione della pandemia nella parte finale abbastanza efficace, devo dire che le ragioni che Johnson ha usato
nei confronti dell'Unione Europea, per uscire dall'Unione Europea, si ritorcono, vanno contro, diciamo, i suoi interessi nei confronti della Scozia, perché la Scozia sta adottando le stesse motivazioni, diciamo, riportare sovranità in Scozia rispetto al Regno Unito, ed è la stessa motivazione che hanno usato, diciamo, che ha usato il Regno Unito nei confronti dell'Unione Europea. Quindi è un po' difficile per Boris Johnson essere credibile nel ribadire l'importanza dell'unità del paese. Quindi è un voto importante, e ripeto, se ci sarà una grande vittoria degli indipendentisti, sarà difficile, sempre più difficile, per il governo inglese, per il Parlamento inglese, dire di no a un nuovo referendum, e questo potrebbe aprire scenari molto inquietanti e una divisione addirittura del paese in futuro. Beh, certo, invece anche sotto punto di vista economico? Beh, per quanto riguarda l'economia, sta emergendo la consapevolezza, questo ormai ne parlano in maniera molto aperta, una separazione, un'indipendenza della Scozia avrebbe un impatto negativo sull'economia. Ormai lo riconoscono gli stessi sostenitori dell'indipendenza, però nonostante ciò dicono che è una questione molto più importante, che va al di là dell'aspetto economico, e quindi sono disposti anche a accettare un impatto negativo di breve periodo sull'economia pur di acquistare la loro indipendenza. È la stessa questione che si è presentata con Brexit. Alla fine anche Brexit, la narrativa, la storia che è emersa è che ok, ci sarà un impatto negativo di breve, ma la questione più importante va ben al di là dell'aspetto economico, e quindi vogliamo riacquistare la nostra autonomia e indipendenza. Però si ripercuote anche all'interno del Regno Unito la stessa motivazione, e viene ripresentata la stessa motivazione anche da parte degli scozzesi, e questa volta chiaramente per il governo inglese è molto più difficile resistere. Questo è un punto molto interessante, quindi sicuramente lo approfondiremo anche settimana prossima, quando potremo avere i risultati finali. Però nel frattempo ricordo che ci sono state proprio ieri anche le elezioni per il sindaco di Londra. Per il momento, allora, c'è stato cambio dei dati, perché ieri sembrava in vantaggio Shaun Bailey, che fa parte del partito Tory, ovvero il partito di Boris Johnson. Invece però in questi ultimi istanti sono usciti aggiornamenti che l'attuale sindaco Sadiq Khan, che fa parte naturalmente del Labour Party, è in leggerissimo vantaggio: 38% dei voti per il momento sono per Sadiq Khan e 37% per Shaun Bailey, che è naturalmente il rappresentante del partito Tory. Cosa significa per i Tories una possibile riconferma di Sadiq Khan? Poi ricordo che la stampa inglese dice che molto probabilmente l'outcome, ovvero il risultato delle elezioni anche per sindaco, usciranno non prima di sabato. Beh, il partito laburista è ancora in una fase di transizione. Abbiamo il nuovo leader Nick Starmer, sta riprendendosi in termini di credibilità, in termini di unità del partito, in termini anche di prospettiva futura. Quindi è ancora in una fase, diciamo, di transizione il partito laburista. Il sindaco di Londra ha il beneficio di essere di una città che tradizionalmente è più a sinistra del resto del Regno Unito, e quindi i sondaggi lo danno favorito. Sadiq Khan dovrebbe vincere, però se ci fosse una sorpresa e vincesse l'esponente del partito conservatore, sarebbe una grande sorpresa, e chiaramente rafforzerebbe molto Boris Johnson a livello anche nazionale. Certo. Poi ci sono tante altre elezioni, onestamente, perché questa è un'elezione molto complessa, ci sono varie contese regionali, eccetera, quindi sarà molto difficile interpretare l'intero voto e dare un significato politico. Ok, questo sicuramente anche un altro punto molto interessante. Ultimissimo commento: ieri abbiamo sentito la Bank of England molto molto ottimista, forse anche fin troppo. Lei che valutazione se può dare, ecco, dopo la riunione di Bank of England? Abbiamo visto i tassi di interesse confermati allo 0,1%, però invece rallenteranno con il QE, ovvero gli acquisti nell'ambito del QE.
Beh, io penso che abbia ragione perché sappiamo che il supporto al reddito nel Regno Unito è stato molto più forte che in Italia, quindi avranno dei problemi sulla finanza pubblica in futuro, ma per il momento diciamo, è prevalso l'idea di supportare l'economia. In termini di vaccinazioni e di apertura dell'economia è circa 6 settimane avanti rispetto all'Italia e Regno Unito. Questo vuol dire una riapertura più rapida, vuol dire un rilancio dell'economia più significativo. Quindi io mi aspetterei una ripresa più forte, più pronunciata già a partire dal secondo trimestre. Inoltre ricordo che il Regno Unito è un'economia molto più flessibile rispetto a quella italiana, il mercato del lavoro molto più flessibile e quindi questo consente all'economia anche di adattarsi e di essere molto più di rispondere molto più in maniera più efficace agli stimoli e alle politiche. Quindi effettivamente diciamo, l'economia può dare delle sorprese in positivo a partire dal secondo trimestre di quest'anno e mostrare una crescita molto più vivace rispetto al resto del continente europeo. Senta, però la questione rimane se la Gran Bretagna potrà mai tornare, a creare posti di lavoro come proprio in passato. Assolutamente sì, quindi questo quello che dicevo è una prospettiva di breve periodo, cioè i prossimi 2 o 3 trimestri. È chiaro che restano delle incognite sul medio periodo, in parte anche legate alla Brexit, perché la Brexit sta emergendo con molta chiarezza, avrà un danno, porterà un danno permanente per l'economia inglese, però allo stesso tempo l'economia inglese può trasformarsi, la pandemia avrà trasformato, penso, l'economia in maniera strutturale. Ci saranno economie che saranno in grado di adattarsi con più rapidità e con più prontezza, e queste saranno le economie che potranno emergere in futuro come le vincenti. E questo al di là di Brexit. Brexit è uno dei fattori, ma ci sono tanti altri fattori che possono giocare in senso opposto. Grazie mille, Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e professore LSI, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, saluti.